Grazie mille, padre Blankenhorn. Sono molto contento di essere presente in questo convegno. Il commento di San Tommaso d'Aquino al Vangelo di San Giovanni, risalendo agli anni 1270-72, o forse probabilmente anche 70-71, offre una dottrina di tenore speculativo legata a un'esegesi che coglie il senso letterale quale fondamento del senso mistico. L'approccio speculativo è l'espressione e il prolungamento interpretativo del dato scritturistico e consente un approfondimento del significato dottrinale della parola evangelica secondo le risorse della ragione illuminata dalla fede viva. Tale approccio si distingue per la contemplazione della verità divina a titolo di fine. Al riguardo, San Tommaso ci porta verso un esercizio teologico che costituisce un'opera di sapienza essenzialmente riferita al Vangelo Giovanneo della Contemplazione. In proposito vorrei affrontare tre punti principali. Il primo, intitolato Il Vangelo della Contemplazione. Il secondo, l'agire del Padre per il Figlio e lo Spirito Santo nella contemplazione della verità divina. Il terzo punto, infine, contemplazione della verità divina e unione con Dio. Il primo punto, il Vangelo della contemplazione. Nel prologo del suo commento al Vangelo di San Giovanni, San Tommaso rende conto del testo evangelico evidenziando che esso è frutto della contemplazione di Giovanni in riferimento a Isaia 1 e 3. Cito: Vidi il Signore assiso su un trono eccelso ed elevato. La terra era piena della sua maestà, e ciò che era sotto di lui riempiva il tempio. Con Sant'Agostino, il nostro autore afferma infatti che mentre gli altri Vangeli affrontano la vita attiva, quello di San Giovanni ci istruisce anche sulla vita contemplativa. Viene contemplato il Signore Gesù, il Verbo incarnato, sicché il Vangelo manifesta la verità della sua divinità in un modo che non sia a discapito della considerazione dei misteri della sua umanità, i quali sono specialmente trattati dagli altri evangelisti. Il Vangelo Giovanneo come tale viene a confutare delle posizioni eterodosse che negano la divinità di Cristo. Ora, Giovanni, coricato al fianco di Gesù, appare secondo San Tommaso come l'esempio di colui che contempla il Verbo incarnato, penetrando gli arcani della sua divinità in virtù di un rapporto di amicizia, definendo la carità tra lui e Cristo. In riferimento a Isaia 6, 1 e 3, il maestro d'Aquino indica che la contemplazione di Giovanni viene caratterizzata in tre maniere: è sublime, alta, ampia, ampla, e perfetta, perfecta. Mi concentrerò sul primo aspetto, primo attributo, diciamo, l'altezza. L'altezza della contemplazione di Giovanni relativa al Verbo incarnato comporta quattro modalità, vale a dire quella dell'autorità, dell'eternità, della dignità o nobiltà di natura e quella dell'incomprensibilità della somma e prima verità infinita che è Dio stesso.
San Tommaso precisa che ed è appunto attraverso queste quattro vie che gli antichi filosofi giunsero alla conoscenza di Dio, ciò che potrebbe essere inteso in termini di realizzazione della ricerca filosofica nel Vangelo contemplativo di Giovanni, considerando insieme la convergenza e la distinzione tra filosofia e dottrina della fede. Ogni conoscenza della verità deriva infatti dal Verbo e ne è una partecipazione sia sul piano della conoscenza naturale, sia su quello della conoscenza di grazia, secondo l'interpretazione tomistica di Giovanni 1:4b-5. E la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Mentre il teologo domenicano mette a confronto l'opera imperfetta del Battista e quella perfetta di Gesù nella sua lettura di Giovanni 1:26, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, egli evidenzia con origine la causalità del Verbo nei confronti della sapienza umana in quanto influenza illuminatrice, cioè manifestazione della verità. Cito il testo, testo numero uno. Origene riferisce la frase alla causalità esercitata dal verbo sulla sapienza umana. Allora le parole sta in mezzo a voi significano che egli risplende nell'intelligenza di tutti, poiché quanto c'è di sapienza e di luce negli uomini proviene loro per partecipazione del Verbo. Usa poi l'espressione in mezzo perché al centro dell'uomo corporalmente c'è il cuore, al quale si attribuisce in qualche modo la sapienza e l'intelligenza. Perciò, sebbene l'intelletto non abbia un organo corporeo, tuttavia, essendo il cuore l'organo principale, viene preso in luogo dell'intelletto. Secondo tale immagine, si dice che Cristo sta in mezzo in quanto illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Ma il testo continua: c'è uno che voi non conoscete perché, come si è detto sopra, la luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno compresa. Il secondo punto principale, l'agire del Padre per il Figlio e lo Spirito Santo nella contemplazione della verità divina. Allorché San Tommaso commenta Giovanni 17:2, tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Egli pone in risalto il fatto che ogni opera adempiuta dal Figlio manifesta il Padre, perché dall'agire di un principio derivante da un principio viene manifestato il principio stesso. Il Figlio, per generazione, è consustanziale al Padre e ha lo stesso potere di contenere ogni cosa, cosicché egli conduce gli uomini alla conoscenza del Padre, che è vita eterna. Nell'agire sussistente è coinvolto il proprio delle persone divine, in modo che il Figlio, in quanto Verbo di Dio, glorifichi il Padre nel compimento dell'opera a lui affidata nella Pasqua. In quanto uomo,
Cristo, la cui carne è unita al Figlio in unità di persona, dà la sua vita per gli uomini e gli conferisce la vita eterna, ricevendo da Dio potere su ogni carne. Sotto l'egida di questo secondo punto principale, vorrei affrontare due punti. Il primo, Dio Trinità e la vita eterna. Nel dare la vita eterna a tutti coloro che il Padre gli dona, Cristo rivela che Dio è la vita eterna. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. La vita intellettiva, insegna San Tommaso nel suo commento su questo versetto, è l'attività più alta nella quale il soggetto intelligente in atto e l'oggetto inteso sono uno. Perciò, siccome l'intelligenza è vita e l'intendere è vita, ne segue che intendere una cosa eterna è vivere una vita eterna. Rimando al commento su 17.3, precisamente il numero 2186 nell'edizione Marietti. Ora Dio è l'oggetto eterno della nostra conoscenza, sicché conoscerlo nella beatitudine, il che è vederlo, significa beneficiare della vita eterna. Mentre la vita eterna consiste dunque essenzialmente nel vedere Dio, l'amore muove verso di essa e ne è il compimento. Il godimento della visione di Dio, scaturendo dalla carità, è infatti il coronamento e la bellezza della beatitudine complementum et decor beatitudinis. Quando Gesù afferma in Giovanni 17,3 che conoscano te l'unico vero Dio, si rivolge a Dio Padre. San Tommaso, al fine di prevenire un errore e un'interpretazione, diciamo, erronea di Ario, che non afferma la divinità del Figlio, evidenzia con Sant'Ilario di Poitiers due criteri di discernimento teologico concernenti la verità di una realtà, cioè la sua natura e la sua potenza. Il Figlio, che esercita la vera operazione della divinità, è infatti vero Dio. Vi rimando a Giovanni 5, 19, 20. Al riguardo possono essere distinte la potenza del Figlio, in riferimento al verbo potere, che viene dal Padre, è il suo operare, cioè fare, che è conforme a quello del Padre. Se il Figlio non può fare nulla da se stesso, non vuol dire che ci sarebbe qualche disuguaglianza tra lui e il Padre, ma che nell'unità della sostanza divina il Figlio è generato dal Padre in considerazione della relazione di origine. L'espressione che conoscano te, l'unico vero Dio, non esclude quindi né il Figlio né lo Spirito Santo. Nella visione eterna della Trinità goderemo anche del mistero dell'umanità di Cristo, ciò che è significato con le parole «e colui che hai mandato, Gesù Cristo». Lo Spirito, sebbene non sia menzionato in Giovanni 17,3, è sottinteso essendo il legame del Padre e del Figlio. Secondo punto, il Padre ci attira agendo per il Figlio e lo Spirito Santo. In modo personale,
generale dell'agire trinitario è approfondito e esposto nella lectura super Ioannem, in particolare nell'interpretazione del discorso sul pane di vita, dove il nostro autore affronta l'implicazione delle processioni delle persone divine e la manifestazione delle loro proprietà nell'economia della grazia. Codesto discorso considera l'accoglienza del pane spirituale nella fede, che è dono di Dio. Faccio riferimento con San Tommaso a Efesini 2:8. Ora il Padre, insegna il nostro autore, dona al Figlio coloro che credono e il Figlio li offre al Padre facendo la sua volontà. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, Giovanni 6:37a. Il Padre ci dà infatti al Figlio in quanto ci fa aderire per grazia alla sua parola. È il Figlio che il Verbo di Dio ci consegna al Padre manifestandolo. Giovanni 17,6. In questo dono sono da considerare l'habitus, nonché l'istinto interiore o l'impulso a credere in Cristo presente in noi, ciò che è significato da Giovanni 6,37b, colui che viene a me. Io non lo caccerò fuori. Il maestro d'Aquino si ferma sull'interiorità dell'uomo, la quale comporta una doppia modalità. La prima, da cui nessuno verrà mai gettato fuori, riguarda la gioia della vita eterna, che è senza l'amarezza dei pensieri cattivi e senza le tentazioni né le sofferenze. La seconda riguarda la rettitudine della coscienza, fonte di gioia spirituale. Può accadere tuttavia che certi si allontanino dall'interiorità della retta coscienza a motivo della loro incredulità e dei loro peccati, come l'uomo privo della veste nuziale nella parabola degli invitati alle nozze che venne gettato fuori. Matteo 22, 11 a 13. Da parte di Cristo, che è venuto a compiere la salvezza dell'umanità, facendo la volontà del Padre, non c'è espulsione di nessuno. Giovanni 6:38-39. La volontà del Padre, che è fonte della vita, è la vivificazione spirituale degli uomini, cosicché la missione del Figlio consiste nel non perdere nessuno di quanto il Padre gli ha dato. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, Giovanni 6:40. Ora il Padre attrae i fedeli verso Cristo dimostrando che Egli è suo Figlio. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, Giovanni 6:44. Il maestro d'Aquino pone in risalto due modi di attrazione da parte del Padre, cioè uno mediante una rivelazione interiore e l'altro attraverso le opere compiute da Gesù, in riferimento a Giovanni 5:36. Secondo questo ultimo modo, l'attrattiva esercitata dal Padre presso i credenti, a motivo dell'autorità della sua maestà, è insieme quella del Figlio, in quanto i fedeli sono attirati da Lui per l'amore della verità che Cristo è se stesso.
Il padre attira verso il figlio mediante l'impulso di un'operazione che muove interiormente il cuore degli uomini a credere, e l'altra modalità a cui fa riferimento San Tommaso. Dio, infatti, spiega San Tommaso nella Summa Theologiae, è il principio soprannaturale che muove l'uomo interiormente con la sua grazia affinché egli aderisca nella fede alla verità divina e la conosca sempre più in profondità. Nella conoscenza di fede informata dalla carità, la quale coinvolge l'assenso come il suo atto principale, sono presenti i doni dello Spirito Santo che si riferiscono alla facoltà conoscitiva, cioè l'intelletto, la sapienza, la scienza e il consiglio, e si consentono con gli altri tre doni appartenenti alla facoltà appetitiva, cioè la pietà, la fortezza e il timore, di bene seguire l'impulso dell'ispirazione divina, e sono ordinati alla conoscenza soprannaturale fondata sulla fede. L'attrattiva avviene verso il Padre e il Figlio nello Spirito Santo. In quanto uomo, Cristo è la via verso il Padre, conducendoci alla nostra meta, cioè al Padre, che è il fine di tutti i nostri desideri e delle nostre azioni, così da non poter poi desiderare altro, è un riferimento al commento di San Tommaso su Giovanni 14,8. Il Padre ci attira al Cristo uomo per il dono della grazia, perché possiamo credere in Gesù. In quanto Cristo è il Verbo di Dio, quindi l'espressione perfetta dell'essere del Padre, ci attira a Lui, e il Padre ci attira al Figlio nel mistero di codesta manifestazione. Il Figlio unigenito, che nell'intimità segretissima della natura del Padre, essendo il Figlio consustanziale al Padre, manifesta il Padre in quanto sapienza generata e lo rivela agli uomini nell'economia della grazia, Giovanni 1,18. Nel compimento della sua Pasqua, Cristo attira anche a se stesso, la sua operazione essendo identica a quella del Padre. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti, oppure ogni cosa, o mia, a me, Giovanni 12,32. Lo spirito di verità che ci muove ad agire e a operare il bene procede dalla verità e porta alla conoscenza della verità. In altri termini, manifestare la verità che è il Figlio è la sua proprietà, in quanto dalla verità concepita in Dio, che è il Verbo, procede l'amore della verità. Mandato dal Padre nel nome del Figlio, lo Spirito è Spirito del Figlio, come il Figlio venuto nel nome del Padre suo è il Figlio del Padre, Giovanni 5,43 e Giovanni 14,26. San Tommaso afferra il mistero delle persone divine consustanziali e realmente distinte a partire dalle missioni divine, e considera l'agire trinitario in esse con i suoi effetti a partire dalla conoscenza della Trinità in se stessa. A questo proposito farei riferimento al commento di San Tommaso su Giovanni 14, 26. Cito:
Poiché come l'effetto della missione del figlio è stato quello di ricondurre al Padre, così l'effetto della missione dello Spirito Santo è stato quello di condurre i credenti al figlio. Ora il figlio, essendo la divina sapienza generata, è la stessa verità. Perciò l'effetto di tale missione fu quello di rendere gli uomini partecipi della divina sapienza e conoscitori della verità. E così il Figlio, in quanto Verbo, ci ha comunicato la dottrina, ma è lo Spirito che ci rende capaci di riceverla. Questo insegnamento di San Tommaso estrinseca un approfondimento della teologia del governo divino ed è anche afferrato in esso, allo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio in quanto impulso di amore e amore con cui Dio ama la sua bontà, è attribuito infatti il governo divino, come il suo modo proprio di agire. Inoltre, gli è appropriata la bontà essenziale verso la quale tutte le creature sono condotte, poiché essa è la loro causa finale. Il terzo punto, contemplazione della verità divina e unione con Dio. Nella sua teologia del compimento dell'opera di Dio in Cristo, opera che Giovanni il Battista in veste di precursore aveva iniziato, San Tommaso analizza le parole di Gesù in Giovanni 1, 38-39, fermandosi sulla finalità. Cito: Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Il teologo domenicano enuclea il senso letterale di questo brano per poi, sul suo fondamento, proporre un senso mistico. Nel primo senso, infatti, Gesù, camminando davanti ai due discepoli, si volta al fine di concedere a coloro che lo seguono la fiducia e la speranza della misericordia. Con questo suo gesto, egli può essere visto ancora imperfettamente quaggiù, perché vediamo il Signore solo di spalle, come Mosè, bensì perfettamente nella visione di gloria. Nel fare la domanda ai discepoli che cosa cercate, Gesù in queste sue prime parole del Vangelo affronta la questione della loro retta intenzione, ciò che Dio richiede in primo luogo da parte dell'uomo. A loro volta i discepoli che desiderano essere insegnati dal Maestro pongono la domanda: Rabbi, ossia maestro, dove dimori? La quale significa, in senso letterale, la ricerca della casa di Gesù per poter accedere meglio e sovente a lui. In senso allegorico, la loro domanda concerne la sequela di Gesù che ci conduce alla gloria celeste, e in senso morale essa esprime il desiderio di sapere quali sono le condizioni e i criteri per beneficiare dell'inabitazione di Cristo in loro. Efesini 2, 22.
la risposta di Gesù, venite e vedrete, Giovanni 1,39, significa in senso letterale l'invito a raggiungere la sua abitazione, anche se non è propria, siccome egli dice inoltre, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Matteo 8,20. Il nostro autore propone anche un senso mistico riguardo alla dimora di Dio, evidenziando il fatto che essa è oggetto di esperienza e non può essere espressa mediante delle parole. Cito il testo, cioè il commento su Giovanni 1,39. In senso mistico, l'invito venite e vedrete serve a indicare che la dimora di Dio sia quella della grazia che quella della gloria, non la si può conoscere se non per esperienza, per experientiam, poiché non la si può esprimere a parole. E nell'Apocalisse 2,17 vi si allude in quel passo a chi vince darò un sassolino bianco e sul sassolino sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non chi lo riceve. Di qui l'invito venite e vedrete, venite credendo e operando, vedete sperimentando e intendendo oppure afferrando con la mente. Come afferrare codesta esperienza? Piuttosto di risolversi nella negazione, essa è una conoscenza nuova della verità divina, in un patire il mistero di Dio Trinità, che è unione con Lui, dispiegandosi come sapienza. San Tommaso ha cura di precisare il come pervenire a questa conoscenza considerando quattro modi. In primo luogo le buone opere, in secondo luogo la quiete dell'anima, quindi il godimento della dolcezza di Dio, infine l'esercizio della devozione. La conoscenza sapienziale di cui si tratta nel venire e vedere è in effetti un'operazione, ciò che il maestro d'Aquino aveva già insegnato in maniera rinnovata nella Summa Contra Gentiles rispetto alle sentenze. Dedicato a questa conoscenza contemplativa in un cammino di perfezione teologico, il sapiente cerca la verità che lo attira e ne è reso partecipe sempre più per grazia nell'accoglienza della parola stessa, incentrato sulla parola stessa, sicché il discorso teologico si apre alla pienezza di colui che è la dizione del Padre fatta carne. Nel suo commento ai nomi divini di Dionigi, che risale al dopo marzo 1266, durante il periodo romano, San Tommaso affronta il modo in cui Ieroteo acquisisce e espone la conoscenza sempre più acuta del mistero di Cristo, glorificandolo. Questo riferimento al procedimento teologico di Ieroteo, ricorrente nell'opera del maestro d'Aquino, non manca di rischiarare il nostro proposito basato sul commento al Vangelo di San Giovanni. San Tommaso mette infatti in luce il tenore del patire le cose divine, plasmato sul piano dell'appetito e secondo un'ispirazione divina in rapporto all'oggetto conosciuto per rivelazione, il quale rimane fondante e strutturante. Il percorso teologico comporta tre modi. Il primo,
concerne ciò che Ieroteo riceve dagli autori sacri, cioè gli apostoli. Il secondo modo si distingue per la propria ricerca nello scrutare le scritture in uno studio dedicato alla comprensione di difficoltà enucleate. A questo livello c'è inoltre la divisione, cioè l'esposizione diligente della Sacra Scrittura con un suo trittare, al fine di escogitare i sensi sottili che si trovano nascosti in essa. Il terzo modo, infine, si riferisce ad una conoscenza amorosa per connaturalità delle cose divine, secondo la quale siamo uniti ad esse con l'affectus. L'appetito va infatti verso le cose così come sono in se stesse ed è marcato da esse. All'interno di una teologia della manifestazione che è come riassunta dall'affermazione «Omne enim quod est ab alio manifestat id acu est», San Tommaso scandaglia il mistero dell'attrazione di Dio Trinità nei nostri confronti per quanto riguarda la nostra conoscenza amorosa legata all'inabitazione trinitaria per grazia, che costituisce il culmine quaggiù dell'accoglienza della verità divina. Mentre il nostro autore parte dalla domanda di Giuda: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Giovanni 14, 22, egli, commentando la risposta di Gesù, considera l'idoneità dei discepoli a ricevere la manifestazione di Cristo, la quale si segnala per la carità e l'obbedienza. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Giovanni 14, 23. Ora, la manifestazione di Dio si compie con il suo amore, divina dilectio, la sua visita e la nostra perseveranza, che è proprio l'espressione della nostra collaborazione a questo agire della Trinità nei nostri confronti. La visita di Dio non deve essere intesa, insegna San Tommaso, nel senso di un moto locale, bensì in quanto ci muoviamo verso di Lui. Si dice però che Dio viene in qualcuno, perché viene a trovarsi in lui in un modo nuovo, ossia mediante la grazia, e con l'effetto della sua grazia ci fa avvicinare a sé. L'avvicinamento a Dio allora per grazia è partecipazione alla sapienza divina in quanto rivelazione dei suoi segreti secondo un rapporto di amicizia che definisce la carità. Esso, come conoscenza amorosa legata alla missione invisibile del Figlio e dello Spirito, consiste in una assimilazione al Verbo, nell'attrazione di amore riferita allo Spirito che ci orienta verso il Figlio e in lui al Padre. Tale assimilazione, che è anticipazione della visione definitiva, è propria della nostra condizione di figli per adozione, la quale, causata dalla Trinità, è appropriata al Padre come al suo autore, al Figlio in quanto esemplare e allo Spirito che imprime in noi la similitudine dell'esemplare. Conclusione. Mentre San Tommaso sulla scia di San Giovanni contempla la verità prima che è Dio,
Egli accoglie e scruta il dato della rivelazione secondo la ragione illuminata dalla fede, anche se occorre distinguere questa modalità della sapienza da quella per connaturalità delle realtà divine legata all'infusione del dono della sapienza, uno spazio alla mistica, direi, cioè unione con Dio, è aperto all'interno del procedimento proprio della sacra dottrina. Questa distinzione, come verificabile nella messa in opera da parte di San Tommaso dell'ermeneutica strutturata dal rapporto tra il senso letterale, quello che intende l'autore sacro, e il senso spirituale o mistico fondato sul senso letterale. L'esegesi letterale consente infatti di sviluppare una comprensione speculativa della dottrina della fede contenuta nel testo evangelico con l'intento di cogliere il significato basilare fondamentale del dato scritturistico al quale sono ancorati dei significati spirituali. Nell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci in Giovanni 6, 1 a 15, secondo il senso letterale, Andrea risulta meglio disposto di Filippo riguardo all'adempimento del miracolo da parte di Gesù. Secondo il senso mistico, Filippo si riferisce alla sapienza umana dei filosofi e Andrea a quella della legge scritta, ambedue compiute in Cristo la vera sapienza, prima lettera ai Corinzi 1:24. La sapienza umana che si ottiene per acquisizione razionale nello sperimentare e pensare circa la verità non basta, afferma San Tommaso, per giungere alla sazietà perfetta della sapienza. Inoltre, i cinque libri di Mosè, i profeti e i salmi non furono in grado di condurre perfettamente e completamente il genere umano alla conoscenza della verità. Ora Gesù sceglie di sfamare le folle con dei pani preesistenti e non creati dal nulla, ciò che significa che la dottrina del Nuovo Testamento è quella prefigurata e racchiusa nell'Antico Testamento. Cristo è infatti venuto a perfezionare e a compiere la legge, riempiendo di beni l'anima affamata, e viene a compiere ogni conoscenza ottenuta a livello naturale. Mentre la contemplazione ha il suo biotopo nella rivelazione, essa offre la testimonianza dell'agire trinitario coinvolgendo quello dei credenti in un vissuto della verità evangelica che diventa un criterio interpretativo della Sacra Scrittura stessa. Si tratta lì dell'insegnamento di San Tommaso nel suo commento su Giovanni 18:23. Mi sembra che sia un brano molto importante per il nostro proposito, lo cito. Come spiega Sant'Agostino, le affermazioni e i precetti della Sacra Scrittura vanno interpretati e compresi in base al comportamento dei santi. Nel testo latino originale ex factis sanctorum, poiché è identico lo Spirito Santo che ha ispirato i profeti e gli altri autori della Sacra Scrittura e lo Spirito che ha spinto i santi ad agire. Infatti, come è vero quanto dice Pietro, che mossi dallo Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio, così è vero quanto dice Paolo, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio.
Perciò la Sacra Scrittura va intesa nel modo in cui hanno agito Cristo e gli altri santi. La dottrina trinitaria della lettura super Evangelium Sancti Ioannis rende conto della Trinità in se stessa e nel suo agire con il suo culmine, cioè la missione invisibile delle persone divine, che significa la loro manifestazione e la loro inabitazione per grazia con il riferimento alla loro origine eterna. L'approfondimento di questa dottrina appare come un esercizio teologico emblematico, direi, nel quale la verità è contemplata e manifestata con l'esclusione dell'errore nel servizio ecclesiale della predicazione. La contemplazione della verità divina nello stato di via ordinato alla pienezza della visione beata non è senza una ricerca continua, uno studio nel primo senso di dedizione premurosa e zelante della parola di Dio secondo la ragione illuminata dalla fede viva. Benché la contemplazione di Dio sia infatti imperfetta quaggiù, essa sorpassa ogni altra, data infatti l'eccellenza dell'oggetto contemplato, data infatti l'eccellenza dell'oggetto contemplato. Lo studio ancorato alla lectio e legato alla preghiera, oratio, vale a dire a ciò che l'uomo riceve da Dio, dice San Tommaso, per grazia dello Spirito Santo. Esso si dispiega in un itinerario di conversione al bene veritiero, nell'esercizio delle virtù di cui la principale è la carità. Chiunque, afferma San Tommaso nel suo commento a Giovanni 6,4, desidera nutrirsi col pane della parola divina e con il corpo e il sangue del Signore deve passare dai vizi alle virtù. Ora, la perfezione della vita contemplativa non consiste solo nella visione della verità divina, insegna San Tommaso, ma anche all'amore, nell'amore di essa. Grazie mille. Grazie padre Denis Charenons per questa bellissima presentazione della dottrina di San Tommaso. Fa grande piacere vedere la presenza, il legame tra le missioni e l'unione con Dio nella tradizione di Friburgo, che fa grande attenzione ai commenti biblici e mi ricorda un po' il lavoro di grandi tomisti come Ambroise Gardée, che hanno fatto un grande studio su missioni e teologia mistica. Adesso abbiamo 10 minuti per domande. Fino adesso non c'era un commento per tutti nel chat box, ma quelli che vogliono fare una domanda sono benvenuti. Potete anche spegnere il mute e parlare direttamente con Padre Chardonnay se volete, o fare un commento nel chat box, secondo il vostro desiderio. Anche io posso cominciare, Padre Chardonnay. Il commento su San Giovanni su questo tema della contemplazione, secondo lei sarebbe il testo più ricco di San Tommaso
e a scoprire legame con l'agire Trinità e contemplazione? Possiamo dirlo o non so se lei ha un'idea, una teoria su questo? Sarei incline a rispondere in modo affermativo alla sua domanda, senza escludere ovviamente altre opere, nel senso che ciò che mi pare di prima importanza è che questo legame tra agire trinitario e mistica è affrontato sempre a partire di questa oggettività del dato della rivelazione che ci dà accesso allora a Dio stesso, la verità. E quindi riguardo a questo, il commento su Giovanni è un primo aspetto, mi sembra veramente di prima importanza, senza escludere altre opere. E inoltre, in quanto esercizio di interpretazione della Sacra Scrittura, cercando di articolare il senso letterale e i sensi, diciamo, spirituali o mistici. E mi sembra che lì forse potremmo provare una ricerca più approfondita sull'esegesi di San Tommaso. Da questo punto di vista, molte ricerche e pubblicazioni sono state fatte da lungo tempo, penso a Delubac, anche in particolare in passato, però questo approccio, diciamo, ermeneutico legato all'argomento che stiamo affrontando nel nostro convegno, in effetti, come articolare una dottrina teologica con ciò che è la spiritualità, la mistica intesa come unione con Dio. Sì, mi ricordo il legame tra mistica e interpretazione della Sacra Scrittura, anche e soprattutto del senso mistico. Mi ricorda un po' la grande opera di, come si dice in italiano, Origenes, no? Dove l'unione con lo sposo, che è Cristo, sembra essere molto legato alla meditazione della Sacra Scrittura e avere una visione di scoprire un senso più profondo del testo, soprattutto del Cantico dei Cantici, no? Esatto. Scusa. Sì, non prego. Ok. Passo la parola a Joey a Cambridge, studente americano che parla benissimo l'italiano. Grazie. Grazie padre Bernardo, grazie padre Denis per questo splendido discorso. Allora, nel discorso scorso abbiamo sentito il professor Kuhlman come Tommaso Gallo ha preso la gerarchia angelica come modulo di base per l'antropologia per spiegare l'unione mistica, però San Tommaso mi sembra di aderire ad un'antropologia aristotelica. Allora, come si potrebbe spiegare come questa antropologia aristotelica potrebbe essere il contesto forse più adeguato per spiegare l'agire trinitario dell'uomo? Grazie. Un primo punto che potrei considerare è che effettivamente abbiamo da parte di San Tommaso questa scelta di una strutturazione che è riassunta dal rapporto tra l'intelligenza e la volontà, a partire da Aristotele specialmente. Mi sembra che questo rapporto che concerne riguarda proprio le facoltà superiori dell'anima e il loro operare, e l'operazione essendo proprio, direi, l'atto ultimo di un essere, proprio ciò che significa la perfezione
di un agire a livello di un ente esistente, dell'uomo in questo caso. Cioè, mi sembra che questo rapporto allora è in grado di significare che e a partire da questo operare rispettivo alle due facoltà che l'uomo è in grado di raggiungere il compimento, cioè dal punto di vista dell'oggetto di ogni facoltà raggiunto attraverso la sua operazione e dal punto di vista di ciò che è ogni facoltà, cioè l'intelligenza con il punto di vista della similitudine, la volontà dal punto di vista dell'inclinazione verso il suo oggetto, il bene, che ha come principio la similitudine. Mi sembra che questa strutturazione antropologica, direi metafisica fondamentalmente, quella dell'atto, permette giustamente di rendere conto in un modo soddisfacente, profondo anche, di ciò che è il compimento dell'uomo nell'unione con Dio, che è verità e bontà, cioè, e di rendere conto ovviamente delle processioni trinitarie come tali. Senza escludere altri modelli, altre strutturazioni antropologiche, però è vero che questa ha un valore particolare che d'altronde è ricorrente nella tradizione mistica come tale. Grazie, grazie. Allora io farei una piccola traduzione in italiano per i nostri partecipanti dell'ultimo commento fatto dalla domanda che viene da padre Paul Hellmeyer, domenicano tedesco, che interviene domani pomeriggio. Quale sarebbe il ruolo della teologia negativa in questa presentazione su San Tommaso, sulla teologia trinitaria della contemplazione preso dalla, soprattutto commento su San Giovanni? Allora, forse metterei in risalto due punti, come direi piuttosto interrogativi messi a fuoco e non tanto come una risposta tutta fatta. È una questione, di primo acchito lo dico, che merita, mi sembra, di essere l'oggetto di uno studio a partire dal commento su Giovanni più approfondita. Però il primo punto direi che in questo commento San Tommaso evidenzia il carattere anche della negazione. L'abbiamo l'ho menzionato quando dice che conosciamo Dio come Mosè dalle spalle, e allo stesso tempo afferma ovviamente che c'è rivelazione piena in Cristo, un compimento, dice San Tommaso che l'uomo riceve la grazia che gli concede giustamente di andare avanti in profondità in questa conoscenza della verità. Quindi lì c'è posto per la negazione. Penso anche particolarmente al commento su Giovanni 12,46, con un riferimento alla prima lettera a Timoteo, capitolo 6, Dio abita una luce inaccessibile. Tommaso in questo commento considera il carattere di negazione, però è il secondo punto. Mi sembra che ciò che è rilevante nel commento su Giovanni particolarmente è una contemplazione della verità, quale contemplazione teologica che ha tutto il suo spessore e tenore di oggettività a partire dall'oggetto, senza rimettere in causa ciò che significa il patire le cose divine, che comporta giustamente la dimensione di negazione, indubbiamente, e per lasciare il posto ad un compimento, un'eminenza, con questa concentrazione sempre di più sulla parola in quanto tale, che è il verbo.
Quindi una teologia del verbo in quanto tale mi sembrerebbe come il biotopo in cui potremmo segnatamente affrontare questa domanda e maturarla. Grazie padre Denis Chardonnans. Abbiamo 17 e 3 minuti. Penso che sarebbe meglio adesso fare la pausa di 25 minuti per cominciare al tempo, cioè alle 17:30 con l'ultimo discorso, che sarò il mio, su Alberto Magno. Quelli per cui non abbiamo potuto rispondere alle domande, noi possiamo conservare queste domande e voi potete anche mandarle, penso, da noi su email. Chiaro, non c'è nessuna garanzia che ogni professore può rispondere a ogni domanda, ma voi potete prendere contatto almeno con l'Istituto Tumista. Allora, ci vedremo fra 25 minuti e ringrazio di cuore professore padre Denis Chardonnans per la sua bella presentazione. Grazie mille.